Voltiamo pagina, oltre 25.000 spettatori hanno calcato l'ingresso della mostra dell'artigianato alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Noi abbiamo fatto visita all'Atalanta. Indonesia. E il ragazzo invece è nato uguale. I profumi e le emozioni della Thailandia si sono trasferite alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Sì, perché ospite d'onore della mostra dell'artigianato quest'anno è proprio il bel paese orientale. Tra quadri, statue e tessuti, la Thailandia mette in vetrina la sua tradizione millenaria che ha affascinato viaggiatori di tutti i tempi. Come isola di Bali, noi bambini quando torno a scuola invece va a giocare, loro in famiglia li insegniamo all'arte. È un'abitudine, diciamo, è come se fosse nel loro sangue comunque scolpire. Anche le madri fare sculture in casa o padre, magari torno da scuola, vai a casa e comincia allora a fare pittori. Scolpire comunque. Tra le particolarità, il Buddha. Il Buddha comunque si dimostra in tante religioni, in tanti paesi diversi, diciamo come il cristianesimo. Magari c'è il protestante, c'è il cristiano normale. Per dirti, in Thailandia il Buddha lo vede in un modo, in Cina il Buddha lo vede in un altro modo, in Indonesia lo vede in un altro modo. Ci sono tanti tipi di buddismi. Una raffigurazione dal colore verde, che vuol dire? Io le manco e tecnologia isola di Bali. Queste sono come, sì, qua, come prete, no? Però sono induismo e loro le fanno a colore come che le fanno loro, quella che credono.